Amici di Sparta Chilometro Zero, ben ritrovati. Siamo con Vincenzo Bove, allenatore dell'Under 12 dell'Arezzo, per parlare di quella che è stata la sua esperienza, dei prossimi impegni e delle prossime aspettative. Intanto Vincenzo, ti ringrazio. Grazie. Si ritrova dopo un po' di tempo. Un po' di tempo. Insomma, cioè perché lei in passato abbiamo avuto modo di parlare di Pianese, sì, di San Giovannese, alla guida di allievi nazionali, dove sicuramente lì hai raggiunto dei risultati importanti. Insomma, certo. Con la Pianese hai sfiorato i playoff, con la San Giovannese te le sei andata a giocare. Certo, sì, effettivamente sono stati anni stupendi dove hai lasciato un ricordo anche con i ragazzi, tuttora ci sentiamo. È stato un bel campionato, sono campionati diversi, però effettivamente è tutta un'altra gestione, ma comunque sono ragazzi più grandi, riesci a gestire i gruppi diversamente. L'importante, ripeto, l'allenatore deve avere un'idea di come poi trasmetterla ai ragazzi. Comunque sono stati 2 anni bellissimi. Immagino che questi qui della Rezza, che sei proprio avuto modo con questi bambini di 12 anni. No, dai, questa è stata un'altra esperienza dove il lavoro è diverso, come ti ho già detto in altre occasioni. Però anche qui vedi delle crescite, vedi il lavoro, vedi tante cose, poi il bambino ti prende come esempio, quindi riesce di più, sì, impegna di più, ti impegna a cercare di fare lavori adeguati alle loro caratteristiche, quindi è stata anche questa una bella esperienza, abbastanza. Adesso siamo nella fase conclusiva, cioè avete questi 2 impegni a Firenze e ad Arezzo, con l'Arezzo non cambia. Sì, ora il fine settimana andiamo a fare un bel torneo internazionale dove ci sono addirittura società europee e lì giocheremo con i pari età, con il 2007, perché è giusto così e quindi sarà una bella vetrina. Noi ad esempio la prima partita la facciamo domani alle 4:15 contro il PSV. Quindi sarà un bel confronto, ragazzi sono a 7 miceli, capisci? E quindi dai, i ragazzi sono pronti, ho visto che c'è stato un grande miglioramento, anche perché noi ora siamo reduci di, abbiamo fatto 3 tornei, di cui 2 l'abbiamo vinti tranquillamente al Monte San Savino e un altro l'abbiamo vinto a Fogliano. E giocando con il 2006, però sai, le caratteristiche tecniche di questi ragazzi, se non trovi diciamo il fisico che ti contraddice rispetto ai 2006, diventa un problema. Comunque siamo reduci di queste 2 belle vittorie e ora siamo a fare questi e vediamo. Ma non dormo la notte. Ma guarda, veramente è stata... Poi i danni che avranno una lingua diversa. Sì, e poi sicuramente ci saranno anche valori tecnici diversi. Addirittura c'è la Juve, c'è l'Atalanta, c'è la Roma, c'è la Lazio, visto che c'è il Barcellona, Real Madrid, il Paris Saint Germain, insomma, sono tutte cose che ora ci hanno diviso nei gironi, a noi ci è toccato il BSV e la Grevigiana. Quindi sono partite che sai. Ti diverti, poi oltretutto è bellino questo torneo perché è sviluppato bene, in poche parole le prime li fanno giocare, poi fanno un altro girone a parte, le seconde fanno un girone a parte, le terze fanno un girone a parte. Ah, quindi non c'è, cioè tutti insieme faranno più o meno le stesse partite. Sì, fanno bene perché l'hanno equilibrato, dove c'è quella brava è giusto che giochi con quella più brava, poi c'è quella di mezzo e le terze classificate, comunque sempre un bel confronto. Poi dopo c'è questo qui di Arezzo, adesso è un cup, sì, anche lì è nata bella realtà. L'Uomo Conte ormai è un torneo dove è internazionale anche quello, dove c'è delle belle realtà, anche lì è un bel campionatino, un bel torneo, diciamo che ce lo andremo a affrontare. Ora intanto facciamo questo, poi vedremo. Poi è un periodo, vuol dire che i ragazzi vanno anche bene, perché sono tutte queste partite allenano meno. Sì, infatti gli allenamenti ora li abbiamo proprio persi perché ci sono tanti impegni durante la settimana che è difficile allenarci, poi giocano, si divertono di più. Ed è giusto, è giusto. Devono sì, giocare. Sì. Bene, Vincenzo Bove,
Ecco, tanto come ha vissuto questa annata, proprio persona che piace il calcio, che piace insegnare calcio. Ti dico la verità, inizialmente ero un po', sai, scendere da un juniores nazionale, fare un provinciale con i bambini, però devo dire che mi è servita anche questa, perché hai dovuto cambiare sistema, modo di lavorare, che devi andare a ricercare alcune esercitazioni adatte alla categoria, quindi è stata anche una maturazione che mi è servita, e ti dico la verità, mi sono tolto e sto speriamo di toglierci ancora tante altre soddisfazioni. Poi andiamo per concludere, per il futuro, bisogna aspettare, come dire, in mezzo qualcosa? No, vabbè, dai, ora l'Arezzo ora è fermo, sono tutti presi con questi playoff della prima squadra, giustamente stanno organizzandosi per la prossima stagione, ci hanno un attimino stoppato momentaneamente, aspettiamo le scelte che farà poi la società, a quel punto lì decidiamo, qualcosa si sta muovendo, bene o male ho fatto bene quest'anno, ho fatto bene altri anni, Vincenzo e poi... Poi ancora dopo non ci siamo potuti mandare al primo che erano. Quella formazione degli juniori, veramente. Lì addirittura hai fatto un miracolo. Te lo ricordi, no? E quindi qualcosa c'è in giro, però dai, aspettiamo, non c'è fretta quest'anno e quindi... Sì. Ci godiamo questi due tornei, quello di Firenze e quello di Arezzo. E poi vediamo, e poi decidiamo il futuro. Poi ne parliamo quando sarà il momento. E avremo modo comunque di incontrarci. Sicuramente sì. Per continuare a parlare di calcio. Volentieri. E quindi ti ringrazio per la tua disponibilità. Prego. Come ringrazio quanti ci hanno seguito fin qui, erano i miei video. Continuate a seguire. Grazie a tutti.